Studio Casa è un'impresa edile specializzata in ristrutturazioni e costruzioni secondo le più accurate e innovative metodologie. Con oltre 500 lavori eseguiti, l'azienda si colloca come leader nel panorama regionale, offrendo un'assistenza alla clientela dalla fase di progettazione e disbrigo pratiche a quella della scelta dei materiali e della realizzazione delle opere. Forniture dirette dalle fabbriche, lavori in tempi certi con la massima qualità, certificazioni di legge e agevolazioni fiscali. Studio Casa, un unico interlocutore, un'unica garanzia, una scelta sicura. Missione quasi impossibile per il CUS Cagliari che nella 21esima giornata del campionato di Serie A2 femminile Girone Nord riceve la visita della capolista Geas Sesto San Giovanni. La formazione di coach Sciascia si presenta all'impegno con una novità importante nel settore lunghe. Il grave infortunio occorso a Tomasovic ha infatti reso necessario un intervento sul mercato e così è arrivata Kezia Brittany Lewis, neozelandese con passaporto britannico, che oggi farà il suo esordio con la compagna pagine universitaria. Dall'altra parte il Geas, come detto, è primo, ma deve farsi perdonare due inusuali sconfitte, la prima in campionato contro Castelnuovo Scrivia in casa e la seconda in Coppa Italia ad Alessandria. La formazione di coach Zanotti arrivava come testa di serie numero uno nel tabellone, ma è stata eliminata al primo turno da Bologna, poi sconfitta contro Crema la formazione lombarda, e però tornata al successo proprio mercoledì battendo con un netto più 28 Marghera nel recupero della quarta giornata di ritorno, e oggi è determinata a dar seguito appunto a quel successo. La partita è iniziata agli ordini dei signori Giulia Caravita di Ferrara e Marco Ragionieri di Bologna. Il CUS si schiera con Niola, Ridolfi, Sorrentino, Rossi e Caldaro. Dall'altra parte la capolista Geas Sesto San Giovanni risponde con Schiappati, Barberis, Ercoli, poi ancora Arturi con il numero 5, con il 13 c'è invece Francesca Gambarini. Il lavoro dal palleggio per Rossi, poi in punta l'iniziativa di Ridolfi, manda per aria questo tiro che però è sbagliato, l'energia di Niola garantisce il rimbalzo d'attacco, persa completamente Ridolfi, due facili per lei, mentre le giocatrici del Geas stavano già andando in zona d'attacco. Ora il lavoro di Gambarini, oltre l'arco c'è Ercoli dentro per il tiro appoggiato bene da Barberis, giocatrice che è anche la miglior realizzatrice in stagione per il Geas. Geas sta viaggiando a circa 16 punti di media a partita. Ora Niola per Sorrentino, uscita di Rossi, Sorrentino si mette in proprio, il tiro dopo lo step back sul secondo ferro, il rimbalzo conquistato poi da Gambarini che prova a correre, Arturi linea di fondo, arriva l'aiuto di Sorrentino, il pallone in angolo, poi il ribaltamento, Gambarini cercava di mettere in ritmo Schiappati, si rinizia da capo, ci sono 9 secondi per il tiro del Geas. Il CUS ha rubato palla però ancora con Niola, si propone Sorrentino, si va invece da Rossi, piazzato dalla media a segno per Chiara Rossi, buon avvio per il CUS, allora avanti sul punteggio di 4-2, CUS 12esimo con 10 punti, le vittorie ottenute nell'ultimo periodo su Carugate e Pordenone hanno permesso di allontanare un po' la zona retrocessione, anche quella dei play-out, la salvezza diretta insomma è tutt'altro che un miraggio, ma bisogna mantenere altissima la soglia dell'attenzione. CUS torna in campo, lo ricordiamo, dopo la sconfitta per 64-41 patita a Milano contro il Sanga nell'ultimo turno prima della sosta per le finali di Coppa Italia. Un'altra parte il Geas che invece vuole difendere la vetta dall'assalto di Costa Masnaga, guadagnare quella 1 che merita senz'altro per blasone, per prestigio. Geas che tra l'altro tra qualche settimana festeggerà 8 aprile in particolare il quarantennale della conquista della Coppa dei Campioni vinta a Nizza nel 1978 contro lo Sparta Praga. Geas primo con 36 punti, 18 vittorie, 2 sconfitte, questo il bilancio. Intanto il gioco è ripreso, Schiappati fuori per Gambarini, si alza per il blocco Ercoli che poi rolla dentro, non può ricevere, allora ci prova Schiappati,
Infatti, partendo da lontano, Barberis piazzato dalla media distanza con errore, buon lavoro di Sorrentino a rimbalzo, cede in direzione di Chiara Rossi, chiama vicino a sé Niola, Ridolfi il consegnato per Rossi, ancora il taglio da parte di Caldaro verso il centro dell'area, Rossi sul blocco di Ridolfi, poi fuori da Sorrentino, 4 secondi per il tiro del Cuscaglieri, Sorrentino cadendo all'indietro appoggia al tabellone il nuovo vantaggio cagliaritano sul 6-4. Ercoli, riparte il Geas con lo schema 5 chiamato da Gambarini, oltre l'arco c'è Arturi, attende il taglio della compagna, linea di fondo, buon giro sul perno per Barberis, in questo caso Gambarini pensa per un attimo al tiro, poi prova la partenza in palleggio, Schieppati ancora in sua direzione, si deve affrettare il Geas a trovare una soluzione, lo fa con Schieppati, tiro da 2 punti e questa è l'indicazione a segno, allora siamo nuovamente in parità, stavolta quota 6 qui a Saduchessa per la 21esima giornata del campionato di Serie 2 femminile, girone nord, Cus che manovra in attacco ora con Ridolfi per Caldaro, protegge il pallone, circolazione sul perimetro, Niola per Ridolfi da 3 punti, se la sente, fa bene Giulia Ridolfi, canestro da 3 punti per il 9-6 Cuscaglieri in questo avvio di partita abbastanza intenso da una parte e dall'altra, sta attaccando bene la squadra di coach Sciascia che ora deve difendere su questa ricezione profonda di Ercoli, non semplice per le universitarie difendere su un pivot dalla sua stazza, 2 facili allora per Ercoli, accorcia sul meno 1 il Geas, 9-8 il Cus può ancora manovrare in attacco con Rossi, l'hesitation, osserva il taglio di Rossi, in punta c'è Sorrentino che si butta dentro, viene stoppata però da Barberis che prova a lanciare il contropiede, poi Arturi dentro per Schieppati, un pallone un po' lungo, allora vuole riniziare la giocatrice in maglia numero 4, si inizia da Barberis, poi attende il blocco di Ercoli, Arturi in angolo per Schieppati, buon piazzato ma sbagliato da parte della giocatrice in canotta numero 4, extra possesso per il Geas, Gambarini dal palleggio, è pronta Ercoli per il blocco, Ridolfi a prenderla in consegna, alto basso ancora a premiare Ercoli che aveva ricezione profonda ma sbaglia l'appoggio, non si è fidata del tabellone in questo caso, abbiamo oltrepassato la metà del primo quarto, il Cus è ancora avanti sul Geas, capolista per 9-8, Rossi sul blocco di Caldaro che poi rolla dentro, Ridolfi fuori, l'uscita di Ercoli è abbastanza pigra in questo caso, anche tenendo in considerazione il canestro da 3 punti realizzato in precedenza proprio da Ridolfi, ancora Ercoli che prova a lavorare in avvicinamento a canestro, c'è l'aiuto tempestivo, coach Sciascia in panchina a dare indicazioni, Ridolfi cede il pallone per Rossi, Caldaro dimenticata completamente dalla difesa dormiente del Geas, Ercoli prova a metterci una pezza con l'aiuto che un po' spaventa la giocatrice avversaria, indotta all'errore, 4 minuti e 5 secondi per chiudere il primo quarto, Arturi da 3 punti, errore, Ercoli a rimbalzo, ottimo lavoro con il tagliafuori in questo caso da parte di Caldaro, allora può attaccare il Cus con Rossi, ancora un piazzato dalla media distanza, il suo tiro preferito, errore però in questo caso per il playmaker nativo di Montevarchi, dall'altra parte il Geas con Arturi, fuori per Barberis, mette i piedi a posto, tiro da 3 punti sbagliato sul secondo ferro, allora si riparte con calma, Chiara Rossi dal palleggio, tanta pressione in questo caso da parte di Arturi che vuole metterla in difficoltà, vuole rosicchiare dei secondi preziosi all'attacco del Cus che ora si affida a Caldaro, Sorrentino mette palla per terra, ancora il suo lavoro dal palleggio per Rachele Niola, prova a prendere il centro dell'area, il giro sul perno, un tiro difficile preso dalla giocatrice ex Vigarano, sbagliato il rimbalzo difensivo conquistato dal Geas, mentre sono pronti dei cambi, sta per entrare Virginia Galbiati, giocatrice davvero con tanti punti nelle mani, proverà a risolvere questo avvio di partita non semplicissimo dal punto di vista offensivo per il Geas, intanto il fallo speso su Schieppati che potrà andare in lunetta sul fallo speso dalle universitarie, non solo cambi, c'è anche il time out in campo, dunque pausa della partita. Si torna in campo, 2 liberi per Veronica Schieppati, giocatrice che sta viaggiando a 6,4 punti di media,
Qui aggiunge anche 8,7 rimbalzi, tiri liberi con il 79%, giocatrice molto solida. Porta in vantaggio ora il Geas in virtù di questo 2-2, 10-9 il punteggio, 2-55 da giocare in questo primo quarto. Niola trova Sorrentino, smarcata, si prende il tiro da tre ma lo sbaglia. Con vantaggio di diversi metri avrebbe potuto mettere questo tiro dall'arco la giocatrice in canotta numero 6 del Cuscagliari. Ora penetrazione centrale per Galbiati che alza la lacrima, va a segno per il più 3 Geas, 12-9, uscita dal timeout convincente sui due lati del campo per la squadra di coach Cinzia Zanotti. Niola ora osserva il taglio di Sorrentino, va dall'altra parte invece per Rossi che mette palla per terra. Rossi in angolo da Caldaro che vuole prendere il centro dell'area, il passo d'incrocio, il pallone ancora in angolo per l'airball però da parte di Ridolfi. Allora riparte il Geas con Panzera, nuovo ingresso in campo, Ercoli si tuffa e riesce a recuperare ma solo per un istante questo pallone. Ridolfi lo controlla per il Cus, Sorrentino con pazienza, Caldaro ancora una volta persa, diversi errori marchiani nella difesa del Geas, non è il primo nel corso di questo primo periodo di gioco. Fallo su Caldaro per due tiri liberi a 1,58 dal primo mini intervallo di questa partita. Esce intanto Rossi ed entra Borsetto, esce con il numero 3 anche Giulia Ridolfi e fa il suo esordio con la canotta del Cuscagliari. Kezia Brittany Lewis, giocatrice classe 1995, neozelandese di passaporto britannico, che arriva dalla Università di Kent State nell'Ohio dopo aver frequentato anche l'Ellsworth Community College. Ci sarà modo di parlare e approfondire anche il suo percorso cestistico e non nel corso di questa telecronaca. Intanto ha accorciato il Cus sul meno 1, 12-11 il punteggio. Schiappati con il consegnato per Galbiati che non ci pensa due volte, spari il tiro da tre punti ma lo sbaglia. Il primo rimbalzo conquistato da Lewis con la canotta del Cuscagliari. Borsetto per Caldaro, il lavoro per Sorrentino che esce dai blocchi, attende una linea di passaggio, la trova in direzione di Borsetto, sale Lewis per la giocata di pick and roll, va dentro Borsetto, in angolo poi da Sorrentino, arresto e tiro sul secondo ferro, al rimbalzo Schiappati più forte di tutti, strappa via questo pallone, poi Gambarini prova a prendere il centro dell'area, Galbiati per Gambarini, ancora lo scambio e poi il pallone dentro per Ercoli che cercava ancora una volta di prendere posizione profonda, l'ultimo tocco è stato di una giocatrice del Cus e dunque rimessa dal fondo per il Geas. Tutto questo a 1:10 dalla conclusione del primo quarto, mentre c'è anche un altro cambio per la squadra ospite, uscirà proprio Veronica Schiappati e c'è il primo ingresso in partita per la giocatrice in canotta numero 9, si tratta di Cecilia Azzagni, l'ex Crema, dunque al suo primo ingresso in partita. Finisce per terra invece Lewis dopo aver fatto a sportellate con Ercoli e dall'altra parte il Cuscagliari con Sorrentino per Caldaro, poi il consegnato per Borsetto, vuole vicino a sé Lewis per il blocco, passa davanti Panzera, prova a prendere il centro dell'area Sorrentino ma è buona la difesa da parte di Galbiati, palleggio arresto di tiro ancora per Sorrentino, un po' monotematico l'attacco del Cus in questa fase, l'errore anche dopo il rimbalzo, Gambarini è già dall'altra parte per Galbiati, ultimi 33 secondi del primo quarto, Panzera per Galbiati, fatica ad addomesticare questo pallone, poi attacca nell'uno contro uno Sorrentino, il giro sul perno, il semigancio con parabola alta, l'errore Sorrentino però si fa soffiare la sfera dalla stessa Galbiati, reclama un fallo il Cus, fallo che però non arriva, il Geas è avanti sul più 3, 14-11, il Cus può prendere l'ultimo tiro di questo primo quarto, prova a farlo con Niola che usufruisce del blocco di Caldaro, il taglio di Borsetto, si deve affrettare Caldaro, ottimo lo scarico per Lewis che va su però morbidissima, senza davvero nessuna convinzione, arriva la stoppata e rimessa dal fondo per il Cuscagliari che avrà comunque ancora un secondo per provare a prendere un tiro, vedremo quale sarà la soluzione scelta da coach Federico Sciascia. La rimessa dal fondo verrà eseguita da Niola direttamente nelle mani di Galbiati che lascia morire il cronometro. Termina il primo quarto al Palacus, vantaggio Geas, la capolista avanti sul 14-11 contro le padrone di casa del Cuscagliari.
Riprende il gioco al Palakos dopo i primi dieci minuti sostanzialmente equilibrati. Il Geas è avanti sul Kus per 14-11, un Kus che sembra comunque essere sceso in campo con piglio combattivo e privo di timori reverenziali contro la capolista di questo campionato. Il blocco di Lewis poi dentro apre fuori intelligentemente per Caldaro, chiamata all'iniziativa uno contro uno lungo la linea di fondo. Buona la difesa di Zagni, stavolta Lewis è molto più aggressiva, va su forte, subisce il fallo, viene dunque premiata dal fischio arbitrale, incoraggiata anche dagli applausi delle compagne in panchina. La giocatrice neo arrivata in casa Kus, canestro considerato valido in questo caso, allora ha potenziale gioco da tre punti che però non viene completato da Lewis. Allora in attacco il Geas con Gambarini, il consegnato di Zagni ancora per Gambarini, panzera per Galbiati che cerca un varco per la penetrazione. Il pallone termina tra le mani di Gambarini, tiro da tre punti preso da Zagni, sbagliato il rimbalzo, viene controllato da Borsetto che poi prova a correre nell'attacco del Kus. Il pallone per Niola in mezzo angolo, Borsetto guarda il canestro, pensa al tiro, poi si affida a Lewis, si rinizia da Sorrentino, Caldaro, l'end-off per Niola e poi subito dentro questo pallone per Lewis che riesce in qualche modo a trattenerlo. Caldaro con l'errore da tre punti, rimbalzo a una mano per Panzera sulla pressione di Niola, riparte con calma. Allora Sesto San Giovanni, Zagni riceve il pallone, chiamato lo schema d'attacco. Registriamo anche l'ingresso in campo di De Cortes per il Geas. Panzera fuori, controllata a distanza da Sorrentino, circolazione per il tiro da tre punti dall'angolo, assegno per Zagni, arriva con un po' di ritardo l'uscita in questo caso, punito il Kus che scivola sul meno 4, 17-13 il punteggio, raddoppio su Borsetto in grave difficoltà, va a commettere infrazione di campo, si arrabbia con le compagne che non sono andate in alcun modo ad aiutarla nell'ultima circostanza. Intanto arrivano degli altri cambi per coach Sciascia, fuori Niola e Caldaro, dentro Rossi e Ridolfi, Galbiati a eseguire la rimessa per il Geas. Riepiloghiamo allora le 10 protagoniste in campo: Galbiati, Arturi, Panzera, De Cortes e Zagni per Sesto San Giovanni. Kus che risponde con Sorrentino, Rossi, Ridolfi, Lewis e Borsetto. Galbiati oltre l'arco, pallone in punta per Panzera, il gioco a due con De Cortes, piazzato dalla media, assegno con ottima mano in questo caso per Ilaria Panzera, giocatrice interessante, classe 2002, pensate, medaglia di bronzo in Francia la scorsa estate con la nazionale italiana agli europei under 16, fuga in contropiede con due comodi per Virginia Galbiati, non un gran bel ingresso nel secondo quarto per il Kus che ora è sotto di 6 lunghezze, 19-13 il punteggio. Coach Federico Sciascia vuole fermare subito le emorragie, va a chiamare il timeout. Ridolfi a eseguire la rimessa dal fondo per il Kus Cagliari, poi Rossi che cerca di condurre il pallone in zona d'attacco, va in realtà ad addentrarsi in un altro raddoppio teso dal Geas che poi trova un potenziale gioco da tre punti con Panzera. Uscita dal timeout non particolarmente confortante per la squadra universitaria che ha perso un altro pallone sanguinoso capitalizzato a dovere da Panzera. 2-1 per lei, abbiamo detto classe 2002, ma con ottime cifre già in questa stagione. Intanto il Kus concede un rimbalzo offensivo a De Cortes, dicevamo di Panzera, 6,8 punti in quasi 20 minuti di impiego medio. Coach Zanotti, nonostante la giovanissima età, si fida davvero tanto di lei. Panzera che prende anche tre rimbalzi. Intanto il Kus con Ridolfi cerca di prendere la linea di fondo, viene fermata con il fallo. Aggressività ancora per l'ex giocatrice di San Salvatore Selagius e Virtus Cagliari, fermata in maniera irregolare, rimessa dal fondo per Borsetto, 7-10 per andare all'intervallo lungo. Si prepara Borsetto, serve Lewis, fuori per Rossi e poi Sorrentino attende l'arrivo di una compagna, trova una linea di passaggio in direzione di Borsetto, il gioco a due ben eseguito, Sorrentino a segno
deposita il layup con la mano destra, il Cus ritrova la via del canestro con Sorrentino allora per il meno 8, 23 a 15, Galbiati da 3 sul secondo ferro, rimbalzo lungo con Borsetto che lascia scorrere il pallone oltre la linea laterale e si accontenta della rimessa da zona difensiva. Vedremo se il Geas metterà ancora in difficoltà il Cus con questi raddoppi, fase di impostazione, azione d'attacco. Rossi, Borsetto, entrambe abbastanza guarding, un'altra linea di passaggio abbastanza scontata, intercettata dal Geas, sospetta infrazione di passi in precedenza, De Cortes non riesce a concludere, Galbiati da tre punti, ancora un errore, il rimbalzo di Rossi, questa difesa del Geas sta davvero mettendo in grave difficoltà il Cus, anche dopo il timeout chiamato da coach Sciascia proprio per sistemare questa situazione dal punto di vista tattico, coach del Cus Cagliari che fa alzare in tutta fretta dalla panchina Caldaro, è arrivato un altro errore per il Geas che non sta punendo le tante palle perse delle rivali. Ridolfi dentro per Lewis, cerca di prendere la linea di fondo, riapre per Rossi, anche per lei una sospetta infrazione di passi, passo d'incrocio, poi errore con il tiro, Galbiati in contropiede solitario, un altro canestro comodissimo per una giocatrice come lei, tra le migliori realizzatrici di tutto il campionato di Serie A2, giocatrice che nel corso della propria carriera ha trovato la promozione in A1, prima con Ragusa e poi con Broni. Ragusa peraltro ha avuto modo di disputare diverse stagioni proprio nel massimo palcoscenico nazionale. Intanto un bel canestro per Kezia Brittany Lewis, allora abbiamo parlato di lei, non particolarmente esaltanti le sue cifre nei due anni a Kent State, dove peraltro, stando alle notizie ufficiali fornite dal sito dell'Università di Kent State, giocava addirittura da guardia. Night di 8 punti per lei contro Youngstown State il 12 dicembre 2015, per il resto poco altro. Più interessanti invece le sue statistiche all'Ellsworth Community College, due stagioni con 771 punti complessivi realizzati e 328 rimbalzi catturati. È stato primo quintetto della conference da freshman e secondo quintetto invece da sophomore, giocatrice laureata in economia che dunque si addice bene a un contesto universitario come questo. Tanto sbaglia Ercoli, ha avuto di recente una esperienza lavorativa nel Ministero delle Finanze delle Isole Cook come analista economico. Questo un po' l'excursus di Kezia Brittany Lewis. Intanto Ercoli non riesce a mantenere il possesso di questo pallone, rimane in vantaggio comunque il Geas sul 25 a 17 a 4 e 48 dalla conclusione del primo tempo qui a Saducchessa nella 21esima giornata del campionato di Serie A2 femminile. Intanto finalmente le universitarie riescono a superare questa difesa parte del Geas che ha creato non pochi problemi in precedenza, non è arrivato comunque il canestro. Allora Arturi per Panzera, buona la partenza in palleggio, prova con il tiro a parabola alta ma sbaglia, tiro molto corto per lei. Allora Ridolfi mette palla per terra, il giro sul perno, vuole riniziare da Rossi mentre è pronto un altro cambio, tornerà Schieppati per il Geas. Rossi con la mano sinistra apre poi per Niola, invitata al tiro da tre punti, a segno Rachele Niola, canestro importante questo per il Cus che si riavvicina sul meno 5. Niola sta realizzando 4 punti di media in questa stagione, non è propriamente una tiratrice ma può mettere di tanto in tanto questo genere di conclusioni. Intanto fallo in attacco per Ercoli che allunga un po' troppo il braccio, lo fa in maniera pericolosa sul volto di Ridolfi, chiede scusa Ercoli, giocatrice anche lei giovane, di grande stazza, prospetto interessante del basket italiano. Classe 95, vanta anche 4 presenze nella nazionale maggiore, ha giocato in A1 sia con il Geas che con la Famila Schio. Palla recuperata proprio da Ercoli intanto, che prova a lanciare la transizione di Arturi, ferma il pallone, poi il lavoro del Geas con la nuova entrata Pusca, a proposito di giovani, pallone dentro per Barberis, fermata in maniera irregolare
altro time out in campo, stavolta chiamato da coach Cinzia Zanotti. Rimessa dal fondo per Arturi, eseguita in direzione di Schieppati e poi Ercoli che va da Pusca, mantiene il palleggio aperto, poi serve Arturi, un'occhiata al taglio di Barberis, dall'altra parte c'è Schieppati, ancora Barberis mette palla per terra, attacca con tanta aggressività il centro dell'area, sbaglia il tiro, Ercoli tiene vivo a rimbalzo, subisce il fallo di Ridolfi che spesso e volentieri è chiamata a contenerlo, almeno a provarci dal punto di vista fisico. Ci saranno allora liberi per la giocatrice in canotta numero 21 del GEAS, che poi va a spiegarsi proprio con Ridolfi, spesso e volentieri dunque le due sono a contatto. Abbiamo detto di Ercoli, classe 95, 9,2 punti, 7,8 rimbalzi di media in 25,4 minuti di impiego, tiri liberi con l'82%, il secondo va dentro con l'esperienza in Atrea Sarcedo. Poi vestito le canotte già citate di Schio, poi del GEAS, terzo anno consecutivo con la canotta rossonera per lei. Ancora difesa aggressiva da parte delle ospiti con raddoppi sistematici, in questo caso a farne le spese è Ridolfi, che riesce comunque con un po' di astuzia a far carambolare il pallone sulle gambe dell'avversario, a garantire un'altra rimessa dal fondo al Cus. Ora Rossi per l'uscita di Sorrentino, dall'altra parte si fa vedere Caldaro, prova ad attaccare dal palleggio Ercoli, è più rapida di piedi, può farlo in questo caso Caldaro, il movimento per sbilanciare Ercoli, riesce nel suo intento, Eugenia Caldaro si guadagna due tiri liberi. Dunque in lunetta la giocatrice classe 96 del Cus Cagliari, 10,6 punti, 4,6 rimbalzi per lei in questa annata, tiri liberi con il 71%, il primo va dentro, il Cus torna sul meno 5, 26-21, ancora Caldaro con il secondo libero, questo sbagliato, Barberis sul rimbalzo, poi cede in direzione della bandiera del GEAS, Giulia Arturi, 15 stagioni in rossonero per lei, pensate, in becca a dovere il backdoor di Barberis, poi riesce con tanta energia a recuperare il pallone, Ercoli stavolta deposita con la mano destra nei punti del più 7 GEAS, 28-21, Ridolfi per Rossi, prova a rispondere il Cus dopo aver concesso in maniera un po' ingenua questi due punti, Rossi, il taglio di Ridolfi ben liberata sotto canestro, appoggia anche lei il layup. Ben eseguito il gioco d'attacco in questo caso da parte del Cus, molto dipende anche dalla qualità dei blocchi per liberare Ridolfi in quella situazione. Ercoli, quel corpo a corpo tra Sorrentino e Barberis, va a subire il fallo la giocatrice numero 15 del GEAS, mentre arriva qualche protesta anche da parte del pubblico del Palacus. Ovviamente sono liberi in questo caso per GEAS, Barberis, abbiamo detto, miglior realizzatrice di squadra, 16 punti di media con il 69% ai liberi, il primo va dentro, il secondo altrettanto, più 7, 30, 23 il punteggio, 1,50 per andare al riposo lungo, Sorrentino per Niola, un passaggio un po' rischioso ed eccolo subito il raddoppio del GEAS, allunga troppo le mani sul pallone Arturi con Pusca, le proteste veementi stavolta da parte di coach Zanotti, che ha ingabbiato il Cus in questo adeguamento difensivo nel corso del secondo quarto. Ora il colloquio che prosegue con signora Giulia Caravita di Ferrara, arriva anche un avvertimento per il tecnico del GEAS. Intanto il primo libero viene realizzato da Rachele Niola, 2 su 2 per lei, meno 5 Cus, 30-25, rimesso dal fondo per Barberis, la pressione di Sorrentino, ancora Barberis, pure il Cus allora allunga la difesa. GEAS Perone viene fuori molto bene, Barberis ha tantissimo spazio per prendere il tiro, vuole però la ricezione profonda di Ercoli,
altri due punti per Ercoli, lavora molto bene con lei il Geas, fallo tecnico per Zanotti, intanto almeno questa sembra essere la decisione arbitrale, è arrivato un fischio lontano dalla palla ed è così, fallo tecnico per l'allenatore del Geas Sesto San Giovanni, che peraltro ha un rapporto particolare con la Sardegna, aveva 8 anni quando iniziò a muovere i primi passi nel mondo del basket, nella squadra propaganda della Sforza Cagliari, i trascorsi importanti per lei anche in Serie A1. E ora tra l'altro coach Zanotti è assistente in nazionale di Marco Crespi, intanto torna Lewis in campo per il Cus Cagliari sul punteggio di 32-26 in favore del Geas, 1-20 prima della seconda sirena di questa partita. Niola si butta dentro, poi fuori per Lewis, preferisce attaccare dal palleggio, Ercoli fa bene, sbaglia però la conclusione con la mano sinistra, il rimbalzo conquistato dal pivot del Geas, poi Pusca non riesce ad affondare perché c'è il recupero difensivo da parte di Rossi, Arturi rinizia sul blocco di Ercoli, si butta dentro, subisce il fallo, rischia il potenziale gioco da 3 punti, dovrà accontentarsi di 2 tiri liberi a 56 secondi dal termine del secondo quarto, ancora lamentele da parte del Cus, stavolta la protagonista è Rachele Niola, dunque Arturi in lunetta, abbiamo detto 15 anni in rosso-nero per lei in questa stagione, 8,8 punti di media con 4,2 assist, ottima visione di gioco per lei, intanto torna Borsetto, esce Niola, rimessa dal fondo per il Cus sul P8 Geas, 34-26, Borsetto va a ricevere il pallone, poi ancora Sorrentino, Borsetto per la compagna di squadra in canotta numero 6, Caldaro vuole partire in palleggio, va poi in angolo da Rossi, dentro ancora Caldaro per un istante dimenticata, riapre bene per Borsetto, extra pass, Sorrentino ottimamente schierata però la difesa del Geas, non riesce a creare vantaggi, il Cus, Sorrentino si deve inventare qualcosa in uno contro uno, subisce probabilmente il fallo, arriva il tecnico anche per Federico Sciascia che a mio giudizio non ha tutti i torti, in questo caso c'erano gli estremi per concedere un fallo sull'iniziativa di Sorrentino che aveva preso un pizzico di vantaggio alla sua marcatrice, proteste furiose, è andato sopra le righe il coach del Cus Cagliari in questa fase, allora sarà un tiro libero più possesso aggiuntivo per il Geas Sesto San Giovanni a 30 secondi esatti dalla conclusione del secondo quarto, libero convertito, allora sale a quota 35 la squadra ospite che va a rimettere in gioco con Pusca, classe 98 per lei, tante giovani, una formazione che comanda la classifica del campionato di Serie A2 Girone Nord, Pusca dentro per Ercoli, Lewis cade, non c'è il fallo di sfondamento, Ercoli non riesce ad approfittarne, sbaglia il tiro, si volta per controllare il cronometro, rischia di perdere il controllo del pallone Chiara Rossi, su di lei c'è Arturi, difesa attenta da parte di Arturi, il blocco di Lewis piazzato dalla media, segno per Rossi, è un buzzer beater che permette al Cus di chiudere con energia questo primo tempo sotto di 7 lunghezze la squadra di coach Sciascia contro la capolista Geas Sesto San Giovanni dopo i primi 20 minuti di gioco. Inizia il secondo tempo a Saducchessa, attacca il Geas in vantaggio sul 35-28 dopo i primi 20 minuti di gioco, dal palleggio Arturi sul blocco di Ercoli, fuori da Galbiati che guarda il canestro, poi Barberis che cerca l'iniziativa uno contro uno con Sorrentino, il tiro appoggiato al vetro è realizzato per il 37-28, più 9 per le ospiti, il Cus che cerca di rimanere aggrappato a questa partita che la vede opposta, lo ricordiamo, alla capolista del girone nord del campionato di Serie A2 femminile, formazione il Geas che arriva da un momento particolare anche se come detto ha ripreso a vincere proprio mercoledì contro Marghera, intanto il backdoor servito per Ridolfi, rimessa dal fondo
eseguita dal Geas, che già dall'altra parte con Ercoli. Arturi mette palla per terra, il palleggio con la mano sinistra, Galbiati da tre, si sente in ritmo, ma il suo tiro è un mattone. Ridolfi a rimbalzo sulla pressione di Barberis, ancora pressione difensiva molto allungata da parte del Geas. Borsetto nel duello con Galbiati va a servire Ridolfi, difesa fisica di Arturi su Rossi, ancora Rossi con il palleggio aperto, vuole attaccare Schieppati nel mismatch, il piazzato dalla media distanza è però molto corto da parte dell'ex Virtus Cagliari. Arturi dall'altra parte rovina a terra, il fallo è stato speso da Sorrentino, se non ho visto male in questo caso. Allora 8:34 alla conclusione del terzo quarto, il Geas può attaccare ancora, questo era il primo fallo di squadra commesso dal Cus nel corso di questo terzo periodo di gioco. Uno sguardo anche alle altre gare che compongono questa 21esima giornata del girone nord del campionato di Serie A2 femminile: Pordenone contro Fanola San Martino, Castelnuovo Scrivia contro Crema, Marghera contro Sanga Milano, Carugate contro Alpo, Bolzano contro San Salvatore Selargius, Udine contro Albino e Vicenza contro Costa Masnaga. Nella prossima giornata il Cus Cagliari sarà ancora impegnato in un'altra sfida molto molto difficile, la vedrà opposta ad Alpo, mentre il Geas avrà dalla propria il derby contro il Sanga Milano. Intanto il taglio backdoor di Borsetto, linea di passaggio pigra e anticipata da Galbiati, fallo antisportivo sulla numero 7 ospite, a commetterlo è stata proprio Chiara Rossi, si è disinteressata del pallone secondo l'interpretazione arbitrale. Dunque ci saranno due liberi più possesso per il Geas, che ora può affondare il colpo e guadagnare per la prima volta nel corso di questa partita la doppia cifra di vantaggio. Galbiati in lunetta 13-2 di media in 20 minuti, il primo libero è sbagliato per lei che tira i liberi con l'83%, cresciuta cestisticamente a Biassono tra B e A2, come detto poi i passaggi a Ragusa e Broni. Due presenze in nazionale anche per lei, una curiosità, lo scorso novembre si è laureata in fisioterapia. Non riesce a capitalizzare dalla lunetta il Geas con Galbiati, ma c'è anche il possesso aggiuntivo. Allora lavora Arturi per Barbeis, si apre per la ricezione Schieppati, il pallone che arriva dall'altra parte, Galbiati dentro per Schieppati, poi ancora fuori il tiro da tre di Galbiati che si fa perdonare per il doppio errore commesso in precedenza, porta il Geas sul più 12 ora, 40-28 il punteggio. Caldaro per Sorrentino, ancora la pressione furiosa delle giocatrici del Geas, difesa abbastanza fisica, il Cus continua a lamentarsi per questo trattamento un po' particolare. Il metro arbitrale adottato fino a questo momento viene giudicato un po' troppo permissivo. Rossi intanto per la rimessa in attacco a favore del Cus Cagliari, Borsetto senza pressione, difesa zona per il Geas, Borsetto in angolo per Ridolfi, buona l'iniziativa del palleggio, poi apre per Rossi, nasce un pasticcio con l'ultima a toccare che però è stata Arturi. Allora potrà conservare il possesso in attacco la squadra universitaria, che è pronta a far tornare sul parquet Kezia, Brittany Lewis. A uscire sarà Ridolfi a 7:21 dalla conclusione del terzo quarto, con il Geas che, lo ricordiamo, è avanti di 12 lunghezze sulle 40-28 qui a Saduchessa. Ci sono 3 secondi per il tiro del Cus, che dunque deve trovare una soluzione rapida, lo fa con Caldaro, il suo tiro però è un airball. Dunque il Geas mantiene il più 12, si ripresenta nella metà campo d'attacco senza alcun problema. Arturi dal palleggio, ora il piccolo trotto, schema corna, si inizia con un doppio post alto, il blocco di Schieppati che poi si apre per la ricezione, consegnato per Galbiati, pick and roll su un lato, Schieppati torna fuori, extra pass per mettere in ritmo Barberis, che sceglie l'iniziativa dal palleggio, poi va a prendere la linea di fondo, subisce il fallo che le permetterà di andare in lunetta con due liberi. Abbiamo detto, nel corso del primo tempo Barberis realizza 16 punti di media ed è dunque avanti a Galbiati la migliore realizzatrice di squadra per quanto riguarda la compagine rossonera. Il primo libero va a segno, anche lei laureata lettere, fa parte della nazionale italiana di 3 contro 3.
nazionale con cui è stata impegnata anche la scorsa estate. Intanto il CUS sembra aver trovato le giuste contromisure a questa difesa allungata da parte del GEAS. Rossi mette ordine, pronta Caldaro per la ricezione, poi Borsetto, Lewis in gomito, prende l'arresto di tiro, però Sorrentino lo sbaglia, Ercoli a rimbalzo fa valere tutti i suoi 190 centimetri, ultima a toccare però è lei. Allora anche un pizzico di sfortuna per la numero 21 ospite, possesso d'attacco per il CUS Cagliari con Borsetto che andrà a eseguire la rimessa da fondo campo, c'è qualcosa da correggere al tavolo degli ufficiali di campo. Mentre ricordiamo anche l'esito della sfida d'andata, scorso 4 novembre, a Sesto San Giovanni, vittoria per 77-47 del GEAS, dunque match senza storia, 15 punti per Barberis, in quel caso 11 per Caldaro dall'altra parte. Tutto pronto per la ripresa del gioco, Lewis fuori per Sorrentino, attaccata da Barberis, il cambio di mano rapidissimo di Rossi che però non riesce a guadagnare abbastanza vantaggio per prendere il tiro, il piazzato dall'angolo sbagliato da Lewis, il rimbalzo per Ercoli, poi Lewis che tiene vivo. L'ultimo tocco è stato la giocatrice del GEAS probabilmente, ed è per questo motivo che il pubblico protesta a gran voce. Lo stesso signor ragionieri di Bologna va a correggere la decisione e assegna giustamente il pallone alla formazione cagliaritana, che può attaccare allora ancora con la rimessa che verrà eseguita da Chiara Rossi. 6 e 16 per chiudere il terzo quarto, le indicazioni dalla panchina di coach Federico Sciascia, vuole mantenere il più possibile in linea di galleggiamento le sue indicazioni, in particolare per attaccare questa zona abbastanza ostica messa in campo dal GEAS. Il tiro in allontanamento di Lewis è sbagliato, in questo caso una conclusione un po' scarica per la numero 11 in canotta bianca, Lewis che poi prova a difendere contro Ercoli. Barberis riceve il pallone, attende l'arrivo di Galbiati che si butta dentro, il tiro con la mano destra, segno, potenziale gioco da tre punti per Virginia Galbiati, talento offensivo fuori dal comune per lei, lo ha dimostrato una volta di più, 44-28 il punteggio, con il GEAS che a questo punto rischia di scappar via in maniera definitiva nella partita. Fuori Caldaro, dentro Ridolfi, fuori Borsetto, dentro Niola, questi due cambi per il CUS. Galbiati è pronta in lunetta per provare convertire il libero supplementare, ci sono dei cambi anche per coach Zanotti, fuori Arturi e Barberis, dentro Panzera e Gambarini. Questo dunque il doppio avvicendamento che arriva a 5.50 dalla conclusione del terzo quarto, con Galbiati che cerca la concentrazione per il libero supplementare, lo manda a segno per il 45-28. Nuovo ingresso in campo ancora per il CUS Cagliari, fuori Sorrentino, dentro per la prima volta nel corso di questa partita con la canotta numero 9 Valentina Zucca. Si tratta di una delle giovani del vivaio, una classe 2001, sta realizzando due punti di media in circa 10 minuti di impiego. Lewis sulla pressione di Ercoli, anche lei rischia sul raddoppio arrivato prontamente da parte di Panzera. Rossi in mezzo angolo per ancora Zucca, ribalta in direzione di Niola, ancora Rossi, circolazione senza grandi idee, almeno così sembra, per il CUS. Allora Rossi deve inventare un altro tiro dalla media distanza, sbagliato, il primo ferro le dice di no, prova ad affondare la transizione dall'altra parte, Galbiati va dentro per Ercoli con un passaggio no look davvero illuminante, recapita i due punti Ercoli per il 47-28. Il CUS ha tenuto bene il campo per 20 minuti, ora sinceramente sembra un po' pagar dazio al maggior tasso tecnico del GEAS, ma direi anche all'aggressività difensiva messa in campo dalle ragazze di coach Zanotti. Non sembrano pagare dal punto di vista delle energie il doppio impegno ravvicinato. Ricordiamo ancora una volta infatti che il GEAS ha giocato mercoledì contro Marghera, sbarazzandosi della formazione veneta con un rotondo più 28. Ora palla persa però per infrazione di campo, con Panzera che non può fare altro che andare a prendere questo pallone. Arriva prontamente il fischio arbitrale, il CUS cerca di respirare e affida questa rimessa da zona offensiva a Chiara Rossi. Niola a ricevere sulla pressione di Galbiati, si apre per ricevere il pallone, a sua volta Zucca, intercetto con un piede in questo caso,
parte di Gambarini, si rimane lì sostanzialmente a 4.41 dall'ultimo mini intervallo. Rossi per Niola. Rossi in angolo, prova a battere Gambarini con il crossover, costretta poi a ribaltare per Lewis che vuole la linea di fondo. Bene dentro per Rossi, due punti ben costruiti stavolta da parte del Cuscagliari, con la buona lettura da parte di Kezia Brittany Lewis, visto il taglio da parte di Rossi dopo l'iniziativa lungo la linea di fondo. Meno 17 per le universitarie, 47-30, Panzera dentro per Schieppati, alza la parabola dal cuore dell'area, il Ferro si beve il pallone per il più 19 Geas. Niola prova a ripartire, Galbiati sembrava portarla per un istante sul raddoppio di Gambarini, si rinizia da Rossi, 14 secondi per l'attacco del Cus che entra solamente ora nel suo gioco d'attacco. Lewis ricacciata indietro, si apre per ricevere Niola, dall'altra parte c'è Zucca, attende l'uscita dai blocchi di Rossi, rimane però con lei Panzera, tiro da tre allo scadere dei 24 per Chiara Rossi. Ancora buona difesa da parte del Geas, il Cus paga dazio dopo essere entrata tardi nel suo gioco offensivo. E ora coach Federico Sciascia va a parlare proprio con Chiara Rossi, 3.30 per chiudere il terzo quarto. Gambarini dal palleggio, poi Schieppati, consegnato per Panzera, sale per bloccare Ercoli, un show difensivo appena accennato da parte di Lewis, il corpo a corpo poi con Ercoli che è più brava di lei in questo caso ed è anche più fisicata, più centimetri, sbaglia una prima volta, non la seconda. Ora arriva il più 21, massimo vantaggio ritoccato nella partita per il Geas Sesto San Giovanni, 51-30 il punteggio, partita che ormai ha preso un preciso indirizzo ed è quello della capolista Lewis. Grande iniziativa dal palleggio su Ercoli, due punti per lei, tanto intanto ha trovato dei lampi davvero molto interessanti, capace anche di buone letture. Kezia Brittany Lewis, più rapida di piedi contro Ercoli, allora l'ha attaccata partendo da lontano, andando a realizzare il canestro del meno 19. Schieppati a sua volta dall'angolo, l'errore, primo ferro, poi il rimbalzo viene controllato dal Cus. Ora Rossi prova a mettere ordine, dà un'occhiata in direzione di Ridolfi, vuole invece il centro dell'area, il giro sul perno, rischia l'infrazione di passi, segna con il fallo invece Chiara Rossi, talento offensivo per lei, talento che le ha permesso di trovare questi due punti in una situazione non semplice. 51-32 e questa è la situazione di punteggio quando arriva il timeout in campo a 2.17 dalla conclusione del terzo quarto. Il libero supplementare convertito da Chiara Rossi. Mentre attacca il Geas, ora il fallo speso da Rossi su Barberis. E questa è l'indicazione del signor ragionieri di Bologna. Allora due liberi per Beatrice Barberis, 1.55. Ancora da giocare nel terzo quarto. Sbaglia il primo Barberis, 69% dalla lunetta per lei nel corso di questa stagione, il secondo va dentro e altra interruzione del gioco per permettere l'ingresso in campo da parte di Eugenia Caldaro, l'uscita di Niola alza il livello dei centimetri nel suo quintetto, coach Federico Sciascia. Zucca per Rossi e poi Ridolfi, aggira bene stavolta la difesa allungata il Cus, ma c'è l'infrazione di campo commessa da Chiara Rossi,
palla persa in maniera ingenua per il Cus, che ora sembra aver perso qualcosa anche dal punto di vista della fiducia, con il risultato che la vede sotto in maniera netta ora sul 52-35. Rimarrà comunque indicazione positiva i primi 20 minuti per il tecnico universitario, che lavorerà per altre sfide più abbordabili in chiave salvezza per le sue ragazze. Intanto un altro fallo speso sull'iniziativa dal palleggio da parte di Barberis, giocatrice particolarmente abile, così come avete visto nell'uno contro uno. Andiamo a vedere anche le statistiche fornite dalla Lega Basket femminile per quanto riguarda questa gara, mentre Barberis realizza il primo dei due tiri liberi a sua disposizione. Dentro anche il secondo per il 54-35. Ridolfi per Rossi. Barberis in precedenza è andata a realizzare il nono punto della sua partita, la seconda miglior realizzatrice di squadra alle spalle di Ercoli. Anzi, mi correggo, la miglior realizzatrice è Galbiati per il Geas con 14 punti, alle sue spalle Ercoli con 11 e quindi Barberis con 9. Ora il pallone controllato da Panzera è offerto in direzione di Gambarini, che prova ad accelerare, serve poi Zagni, spalle a canestro, Luis va a cercare il pallone, va fuori da Gambarini, sale Ercoli per la giocata di pick and roll, Ercoli non riceve, riceve invece Zagni, colpisce sostanzialmente un palo con il tiro dall'angolo, ma Ercoli pulisce tutto e trova altri due punti da sotto canestro, sempre più miglior realizzatrice di questo incontro. Allora l'ex Schio, 16 personali per lei, 40 secondi alla conclusione del terzo quarto. Circolazione sul perimetro per il Cus, Caldario in gomito, si prende il tiro, sbaglia Lewis, prova a metterci energia, a rimbalzo, ha voglia di mettersi in mostra l'ex Kent State University. È andata però a oltrepassare la linea di fondo con il pallone in mano. Allora nulla di fatto, 28 secondi, Geas amministra e cerca di addormentare un po' il ritmo di questa partita. Panzera per l'uscita di Gambarini, è pronta Ercoli per il blocco, poi rolla dentro, non viene servita Zagni, un altro tiro davvero sbilenco dall'angolo per lei, Barberis poi fuori per Gambarini, metri e metri di spazio per la sua tripla che però è sbagliata, poi Caldaro termina a terra con il pallone che era in gioco, gioco che viene interrotto poi solo successivamente per evidentemente permettere dei soccorsi a Caldario. Il pallone viene offerto al Geas per la rimessa dal fondo del campo con il cronometro che viene portato a 24 secondi per le proteste, la sorpresa di coach Federico Sciascia. Vedremo se arriverà una correzione. Riepiloghiamo la situazione, 56-35 il vantaggio in favore del Geas Sesto San Giovanni qui a Saducchessa. 2 secondi soltanto al termine del terzo quarto, c'è spazio per l'ultimo tiro del Geas. Gambarini mette i piedi a posto, sbaglia, allora terminano i primi 30 minuti di gioco qui a Saducchessa. Come detto, il Geas è avanti in maniera abbondante e meritata sul 56-35. Ridolfi per Zucca, gestire il primo possesso offensivo del Cus nel corso di questo ultimo quarto di gioco con il saldo più 21 nelle mani della squadra ospite. Zucca per Rossi, è pronto il blocco di Lewis che poi rolla dentro, controllata da Panzera, mano sinistra, passo d'incrocio per Rossi che trova un altro canestro di talento puro, prova ad accorciare allora la squadra guidata da Federico Sciascia, anche se la missione ormai ovvero impossibile contro un Geas che si limita ad amministrare. Panzera per tentativo di ricezione, spalle a canestro di De Cortes, il pallone termina tra le mani di Rossi che poi lavora ancora sul blocco di Lewis, non trova lo spazio né per il tiro né per il passaggio, allora si affida a Zucca, fuori per Ridolfi, in post si propone Lewis, sgambettata addirittura, Ridolfi subisce un fallo più che evidente in questo caso, rimane a terra abbastanza dolorante al ginocchio sinistro, dovrebbe però trattarsi solamente di una botta per lei. Giulia Ridolfi in questa partita ha realizzato 7 punti con 3 su 8 complessivo dal campo, si è presentata con una gran tripla
ha cercato di dare il suo contributo alla causa. Intanto la rimessa dal fondo, Zucca per Lewis, fuori da Rossi, 10 secondi per il tiro. Rossi vorrebbe giocare l'uno contro uno contro Panzera, arriva anche il blocco di Katie a Lewis, poi Caldaro contro De Cortes, scade il cronometro dei 24. Poteva fare qualcosa di meglio in questo caso per Gus Cagliari, con coach Sciascia che osserva a braccia conserte in panchina sta palla persa da parte delle sue ragazze. Ora pronto a spedire nuovamente sul parquet Sorrentino. Gambarini ad avviare questa trama d'attacco per il Geas Sesto San Giovanni. Barberis in angolo, il taglio ignorato dalla stessa numero 15 rossonera, poi Panzera sul blocco di Zagni, mano sinistra, l'end-off per Barberis, 5 secondi anche per il tiro del Geas che si deve affrettare. Barberis però con un bel tiro con la mano sinistra, tiro del cameriere, appoggia il vetro in maniera vincente per il 58-37, un altro tiro dalla lunga distanza sbagliato in questo caso da parte del Cus. Allora Barberis, serve il taglio di De Cortes, fuori da Panzera, tanti metri di spazio per la tripla, segno la terza in questa partita per il Geas a fronte di 13 tentativi, 2 su 7 invece dall'altra parte per il Cus. Mani abbastanza fredde per quanto riguarda il tiro dai 6 al 75. Allora questo pomeriggio a Saduchessa, 61-37, punteggio eloquente, forse anche abbastanza ingeneroso verso un Cus che, come più volte ricordato nel corso dei primi 20 minuti, è stato all'altezza del Geas. Intanto il piazzato con errore per Sorrentino, recupera Gambarini che è già nell'altra metà campo. Barberis, spalle a canestro De Cortes, vorrebbe lavorare in uno contro uno contro Caldaro, rimalta poi il lato in direzione di Panzera, Zagni va a bloccare, poi prende il tiro dall'angolo, lo manda sul secondo ferro De Cortes, ottimo lavoro al rimbalzo d'attacco sfruttando centimetri di vantaggio su Rossi per andata a chiuderla con il tagliafuori, 2 punti per il 63-37. Sorrentino fa circolare per Zucca, Ridolfi prova a proporsi, Sorrentino ancora cerca lo spazio per andare in penetrazione, fuori per Rossi, mette palla per terra, Rossi da 3 punti, errore, pallone che va a infrangersi sul secondo ferro. Barberis, Gambarini a spazio, poteva anche provare un gioco a due con De Cortes che vuole prendere posizione in post basso. Gambarini mette palla per terra contro Sorrentino, altro buon corridoio di penetrazione trovato dalla giocatrice in canotta numero 16 per il 65-37, ovviamente numero 13 per Gambarini. Intanto un'altra palla persa, stavolta a opera di Zucca, ma non riesce a capitalizzare il Geas. Ridolfi dall'altra parte, Sorrentino vuole calma, ora il Cus che vuole cercare di rendere il più possibile allenanti questi ultimi minuti di partita con il risultato che è ormai compromesso. Rossi palleggia, resto di tiro dalla media distanza, ancora con mano davvero molto molto educata per lei. Rossi che arriva a quota 14 punti realizzati nella sua gara, è la miglior realizzatrice del Cus Cagliari. Il Geas non conosce soste, continua a capitalizzare. Geas che, come detto, affronterà il Sanga Milano ancora in trasferta nella prossima giornata. Un'occhiata anche alla classifica del girone nord del campionato di Serie 2, prima ovviamente di questa giornata. Geas in testa con 34 punti, chiedo scusa, con 36, Costa Masnaga 34, Alpo 30, poi ancora Crema, Castelnuovo, Scrivia, Milano a 28, Vicenza a 26, Marghera e Udine a 20, Albino e Selardus a 12, Cus Cagliari, Pordenone e Bolzano a 10, Carugate 8, Fanola San Martino 6 punti.
intanto time out chiamato da coach Federico Sciascia. Il Cus rischia di sprofondare un po' troppo, ora con meno 30, 69 a 39 il punteggio. Vuole completare il gioco da tre punti in lunetta Lucia De Cortes, pivot classe 99 del Geas, sbaglia però la conclusione dalla lunetta. De Cortes 2,4 punti di media in questa annata, sua seconda in prima squadra, prospetto anche lei di interesse nazionale con varie presenze e convocazioni nelle rappresentative giovanili azzurre. Intanto Sorrentino cerca la penetrazione centrale, si accontenta di un arresto di tiro davvero in precario equilibrio, sbaglia, 4,40 ancora nel termine di questa partita. La via è completamente libera per Gambarini, canestro con la mano sinistra per il 71 a 39, dicevamo punteggio che rischia di diventare generoso, anche se il Cus, per il vero, nel corso del secondo tempo penso che non pervenuto. Qui ben innescata però Caldaro dal passaggio puntuale di Giulia Ridolfi, firma il meno 30, 71 a 41. Ripartono le rossonere da Gambarini, c'è Arturi fuori da De Cortes, Pusca. Ovviamente coach Zanotti cerca indicazioni in questo finale dalle sue giocatrici più giovani, una di queste, De Cortes, trova altri due punti, completamente dimenticata dalla difesa cagliaritana, sotto canestro, 73 a 41 il punteggio. Sorrentino per Ridolfi e poi Rossi, Niola, ancora difesa a zona per il Geas, zona le cagliaritane hanno avuto notevoli difficoltà ad attaccare, ora però Sorrentino risolve con un bel palleggio a resto di tiro, firmando il nuovo meno 30, 73 a 43. Arturi, linea di passaggio anticipata qui da parte di Caldaro, che poi prova e riesce ad appoggiare il layup del meno 28, 73 a 45. Dicevamo Cus Cagliari affronterà il prossimo impegno nella Franca di Verona contro l'Alpo, partita anche questa abbastanza proibitiva, ma ci proveranno ragazze rosso-blu. Intanto il fallo speso su Ridolfi, mentre anche Federico Sciascia dà spazio alle sue giocatrici più giovani, pronta con il numero 20, l'ex Virtus Cagliari, Matilde Mancini. Esce Ridolfi, abbastanza frustrati immaginiamo per questo largo passivo accusato dal Cus in questa fase finale della partita, e anche abbastanza dolorante ancora al ginocchio sinistro. Intanto ancora Sorrentino a realizzare. Sorrentino, tema di giovani, senz'altro ricordato da delle esperienze già maturate in Serie A1 con Napoli e Chieti, anche lì prospetto molto interessante a livello nazionale, circa 9 punti di media nella sua stagione finora. Tanto Gambarini sbaglia, poi De Cortes prova a tener vivo a rimbalzo, l'ultima a toccare lei rimessa dal fondo per il Cus. C'è anche la Vigna Gaetani,
altro giovanissimo playmaker per il CUS Gaetani 2001, suo anno di nascita, 11 minuti di media in campo in questa stagione. Tra poco sarà anche Madeddu, servita proprio Gaetani, fuori da Mancini, circolazione sul perimetro per Sorrentino, 2 minuti esatti per la conclusione di questa partita. Niola si sente in ritmo per il tiro da 3 punti ma lo sbaglia, Puscari in balzo, poi controlla Gambarini, Arturi ribalta per Zagni, poi il pallone in angolo per Gambarini, usufruisce del blocco di Zagni, prende posizione in post basso, può sfruttare la differenza di centimetri con Sorrentino ma sbaglia il tiro con il semigancio. La stessa Sorrentino va ad avviare l'azione d'attacco del CUS Cagliari, il blocco alto portato da Caldaro, poi riceve il blocco di Niola. Gaetani non ha spazio per la penetrazione centrale, si affida allora a Caldaro, il giro sul perno, è buona la difesa di Zagni ma è più brava di lei Eugenia Caldaro nel vincere questo 1-1, 73-49 il punteggio, 1-15 ancora da giocare in questo 21esimo turno del campionato di Serie A 2 femminile girone nord, con l'affermazione del Geas qui a Cagliari. Saranno altre le partite in cui il CUS dovrà cercare i propri punti per garantirsi un altro anno in A2. Non ci sarà l'ingresso in campo di Madeddu, manca meno di un minuto alla conclusione. Federico Sciascia la manderà in campo in altre occasioni. Arturi per Gambarini, dalla media l'errore, rimbalzo lungo per Niola che poi prova a correre in contropiede, 3 contro 2 per il CUS. Caldaro fuori per Gaetani, tiro da 2 punti sbagliato, cerca anche la soddisfazione personale in questo finale. Caldaro ancora ci riprova con tanta generosità ma poca precisione, Zagni a sua volta sbaglia, Caldaro si ritrova sostanzialmente il pallone tra le mani e realizza per il 73-51, 15 secondi, Rias vuole prendersi anche l'ultimo tiro di questa partita, il blocco di De Cortes per Gambarini. Poi alza la parabola e va a segno ancora Lucia De Cortes, ha sfruttato a dovere questi minuti di garbage time per segnalarsi agli occhi della sua allenatrice. Allora finisce così, finisce con il punteggio finale di 75-51 in favore del Geas Sesto San Giovanni che sbanca il Palacus di Cagliari mantenendo salda la propria vetta nel campionato di Serie A2 femminile girone nord. Uno sguardo ai tabellini, il CUS chiude con i 14 punti di Chiara Rossi, miglior realizzatrice di squadra, alle sue spalle Caldaro con 9, Sorrentino con 8 punti personali. Dall'altra parte per il Geas chiude a 14 Galbiati, 13 a testa invece per Ercoli e Barberis. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.